Anche quest'anno il liceo classico Giambattista Vico di Nocera Inferiore aderisce alla Notte Culturale di Eventi in contemporanea con oltre 430 licei classici in tutta Italia per promuovere la valorizzazione della cultura classica nelle sue infinite declinazioni. Ed è la sesta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L'idea, sin dalla prima edizione, condivisa dal Liceo Nocerino, propone l'apertura serale dell'istituto in piazza Cianciullo dalle 18 alla mezzanotte per approfondire il tema Gea Tellus Natura, con circa 50 eventi tra performance artistiche, musicali e multimediali, drammatizzazione di un frammento delle Troiane di Euripide, letture di classici, convegni, incontri con l'autore, quest'anno con Letizia Vicidomini, premiazione del concorso artistico Tableau Vivant rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, adattamenti teatrali, degustazioni ispirate alla gastronomia greco-romana, riflessioni su tematiche ambientali. L'iniziativa svolge anche una funzione di supporto all'orientamento in entrata con infopoint relativi ai tre indirizzi classico, linguistico e tecnico e all'orientamento in uscita attraverso la valorizzazione degli studi classici in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno. La serata si aprirà con il corteo della natura in costumi greco-romani e con la declamazione di Tellus Mea, Mea Tellus, testo ispirato ai versicoli quasi ecologici del poeta Giorgio Caproni, e si concluderà con la drammatizzazione di un frammento tratto dall'Agamennone di Eschilo. Nel corso della serata sarà declinata un'idea di scuola innovativa aperta al territorio, ambiente di approfondimento anche ludico e condiviso. Tra le iniziative anche il convegno Gea Tellus Natura, il senso degli antichi per la terra, con il docente dell'Università degli Studi di Salerno, Stefano Amendola. La Notte Nazionale è più di una festa, è un modo alternativo di fare scuola, veicolando contenuti culturali legati quest'anno agli urgenti problemi di natura ambientalistica.